Buonasera a voi e buonasera a chi ci ascolta, buona coda. Bentrovato. Buona coda, quindi vuol dire che se la sta facendo anche lei nonostante scorta e quant'altro. No, però io la radio l'ascolto sempre in macchina e può essere in tangenziale a Milano, sul raccordo anulare a Roma, di solito a quest'ora sei in coda. Assolutamente. Adesso è in coda nella capitale? No, adesso sono a piedi, fortunatamente, quindi essendo a piedi riesco a cavarmela. Oh, allora, noi abbiamo fatto dei filmati con cumuli di immondizie a Roma, anche lei si è espresso duramente più volte sulla situazione che riguarda l'immondizia, che riguarda i gabbiani che sono mostri, oppure le buche. Ma hanno fatto nemico dei gabbiani, io li ho sempre adorati i gabbiani, però stanno bene al mare, in spiagge di ridotte dimensioni. Beh, perché quando cercano cibo quando arrivano in città. Quando ti vanno a... Ieri ero da una ristoratrice che ha un bar, che era disperata perché ci sono i turisti che a volte scappano, perché ormai questi non hanno paura di niente, di nessuno, fanno colazione, vanno nelle insalate. Al di là di tutto è anche un problema sanitario, è un problema igienico, sanitario. Poi, per carità, governare Roma non è facile. È una città enorme, con quartieri lontanissimi l'uno dall'altro, dal Campidoglio, da Ostia, Tor Bella Monaca. I problemi non nascono in questi 3 anni, evidentemente, ma si assommano da anni e anni e anni di cattiva gestione. Mi sarei aspettato qualche risposta in più sull'efficienza, sui servizi pubblici, sui trasporti, sulle strade, sugli alberi, sulla pulizia. Però... Faccio quello che mi compete, quindi da qui al 2020 ci sono 10 milioni di euro per la sicurezza in città, telecamere, 136 poliziotti, 40 militari, 700 mila euro per scuole sicure antidroga. Roma, vista la dimensione, visti gli abitanti, è la città che prende più fondi anche per la sicurezza, giustamente. Però io lì mi fermo, poi non posso gestire le case popolari, le metropolitane o gli autobus o la raccolta dei rifiuti. No, io però su quello volevo chiederle qualcosa di più, Ministro, perché leggo un suo lancio, un lancio di agenzia che la riguarda. Siamo pronti, lanciato in questo modo, siamo pronti a presentare un programma alternativo dall'attuale giunta, ci saremmo aspettati di più. Questo secondo passaggio l'ho appena spiegato. Siamo pronti a presentare un programma alternativo. La giunta Raggi è praticamente a 3 anni dal suo mandato, ne mancano 2, lei la politica la conosce benissimo, sa che tra qualche mese la campagna elettorale su questa capitale è praticamente aperta. La Lega ha sempre detto che è complicato effettivamente prendersi briga di questa città, però cosa ci sta dicendo, Ministro? No, ma volere è potere, che noi stiamo lavorando con i consiglieri dei municipi da mesi, sì, non da adesso. Certo, vero. Sulle scuole, sugli asili nido, sui servizi per le famiglie, sull'offerta sanitaria, sulla chiusura di alcuni reparti ospedalieri, sui parcheggi, sugli spazi commerciali, quindi c'è un tessuto di consiglieri di municipio, di associazioni, di cittadini, di commercianti, di taxisti, di vigili urbani, cioè c'è tutto un gruppo che sta lavorando a un'idea di città, anche a un ridisegno dei perimetri delle città, dei municipi, quindi ci vogliamo far trovare pronti. Non ci spaventa nessuna sfida, figurati, stiamo governando il paese, figurati se non ci sentiamo in grado di governare una città bella come Roma. Oh, prima di lei è intervenuto il direttore del Messaggero, che oggi ha fatto un editoriale in cui dice che Raggi incapace, Roma Raggi muore. È incapace, ecco, secondo lei è troppo oppure no? Ma il giudizio lo lascio dare ai cittadini romani. Io sono romano acquisito perché ci lavoro e ci vivo ormai per buona parte della mia settimana, però non mi permetto di sostituirmi al giudizio di chi la vive, la lavora, la suda, con passione per 365 giorni all'anno. Se dobbiamo stare ai risultati delle ultime elezioni è chiaro che i romani non sono soddisfatti. Poi ripeto, bacchette magiche non ce ne sono. I problemi non nascono adesso, perché i problemi di Ama piuttosto Chiaro. Che di Ata, piuttosto che il debito, non nasce in questi 3 anni. Sicuramente dal punto di vista della gestione quotidiana, penso che fosse questo il ragionamento del direttore del Messaggero, sì, dal punto di vista
della manutenzione ordinaria, delle piccole grandi cose che poi sono quelle che fanno la differenza, la potatura degli alberi, la cura dei giardini, la puntualità dei mezzi pubblici, l'apertura delle metropolitane, l'asfaltatura delle strade, la raccolta dei rifiuti, ecco, per quello diciamo che non occorrono miliardi o grandi progetti, occorre attenzione, occorre una squadra, probabilmente alla Raggi è mancata anche la squadra. Ecco, io su quello vorrei insistere, Ministro, perché l'avevamo già sentita su questo tema e l'altra volta giustamente avevamo proprio messo a fuoco la difficoltà di governare questa città. Oggi invece ha detto no, noi governiamo un paese, figuriamoci se ci tiriamo indietro eventualmente. Ma perché c'è una squadra? Se io c'è una squadra da solo, la Lega a livello non farei niente. Okay. Quindi evidentemente un sindaco ha la sua forza anche nel circondarsi da una squadra all'altezza, però ho visto che sono andati via assessori, dirigenti, capi ufficio, capi dipartimento, di tutto e di più, quindi se non sei in grado di fare squadra non fai né il ministro né il sindaco. Però l'Italia della Lega insomma ha trovato in Matteo Salvini il suo vertice, evidentemente bisogna trovare una squadra capeggiata da un uomo o una donna altrettanto forte su questa nella capitale per quanto riguarda la Lega, perché poi alla fine uno si siede su a meno che non lo fa lei il sindaco di Roma. No, ma non gliela chiedo, non mi pare che le possa diciamo che fare ministro dell'interno mi impegna tutte le ore del giorno e anche della notte, perché ovviamente uno deve essere sempre collegato, quindi cercheremo una donna o un uomo all'altezza, ripeto, però in grado di fare squadra, perché uno può essere un genio, ma io non lo sono, in giro non ce ne sono, ma se non sei in grado di fare squadra non vai da nessuna parte. Ma Di Maio lo sa questo, oppure visto che avevate fatto un po' pace, no, adesso no, ma io lo dico da mesi, non perché sia un attacco politico, potrebbe essere chiunque, però basta girare, basta prendere un autobus, basta prendere un taxi in periferia ma come in pieno centro, e quindi è evidente che manca attenzione, manca cura, manca gestione del quotidiano, manca una visione. Lei poi ha smontato, e poi la salutiamo e la ringraziamo per la disponibilità, anche un'obiezione l'ha fatto all'inizio di questo collegamento, cioè che non ci siano i soldi per Roma, no? Secondo lei i soldi ci sarebbero, ci sono? Ma io stavo parlando del Ministero dell'Interno, ovviamente noi spesso assegniamo i fondi alle città e ovviamente più grande la città, più abitanti ci sono, più fondi hai, quindi da questo punto di vista Roma è quella che giustamente, evidentemente, concretamente dal Ministero dell'Interno riceve più uomini, più fondi, più telecamere, più mezzi, perché è chiaro che A è la capitale, B ha 2 milioni di abitanti ed è Roma. Però non è solo una questione di soldi, perché tu puoi avere, io conosco anche altri comuni italiani che hanno i soldi, ma se non hai la squadra o non li spendi o li spendi male o li spendi in maniera inutile, superflua, qua c'è, attenzione, poi ci sono anche le competenze della regione. Come no? Perché sulla gestione delle case popolari, l'immondizia, sull'offerta sanitaria, che è uno dei temi su cui raccolgo più lamentele dai cittadini di Roma e non solo di Roma, evidentemente c'è anche un'assenza da lei dice che Zingaretti fa troppo regione. Il segretario di partito e poco il presidente di regione, però una cosa alla volta. Poi io spero che sono sempre ottimista, che da domani magari cambi in meglio, che grazie anche a trasmissioni come queste magari qualcuno prenda lo stimolo. Però ripeto, in un anno sei messo alla prova, in 2 anni sei messo alla prova. Quando sei al terzo anno, qualche primo risultato dovresti anche vederlo. Ho sentito che il sindaco Raggi, che ripeto, io ho incontrato più volte al Ministero, sì, ho incontrato più volte nei quartieri della città, stiamo lavorando insieme per lo sgombero dei palazzi e delle case popolari occupate abusivamente, sul piano Rom, sulle telecamere, quindi io ovviamente faccio tutto quello che riesco a fare con tutti i sindaci, a prescindere dai colori. Ecco, il sindaco ha detto ho seminato, però in 3 anni qualche fiore dovrebbe pur sbocciare, dopo 3 anni di semina, se non se lo pappano i gabbiani. Quello è possibile. Solo su Casa Pound. Sono di appalto che ho un consiglio dei ministri da molto preparare. Importante, è vero, grazie. Ha ragione, grazie. Grazie vice premier, buonasera. Non abusiamo della sua pazienza, grazie. Grazie, buona serata a Matteo Salvini, avete sentito, 3775 104 500.